Fatti che vengono contestati ai nostri due fucilieri di marina sono accaduti in acqua internazionale e tutti sanno che secondo il diritto internazionale dovrebbero essere giudicati in Italia. E non in India. E come se non bastasse, negli ultimi giorni importanti fonti giornalistiche hanno reso noti alcuni elementi che sembrerebbero scagionare definitivamente i nostri due militari e dimostrare che le accuse che vengono loro rivolte sono eh, totalmente pretestuose. Quello che vogliamo chiederle, Presidente Letta, è che cosa il governo italiano intenda fare per salvaguardare un minimo di dignità sua della nazione che rappresenta e riportare a casa i nostri militari. Grazie Presidente Letta, facoltà di rispondere. Grazie, l'ho detto nel discorso programmatico sul quale il governo ha avuto la fiducia, lo ribadisco qui oggi, la soluzione positiva con il rientro in patria dei fucilieri di marina alla Torre Girone è un impegno del nostro governo. Subito dopo la nascita del governo abbiamo formato un comitato tra ministri per evitare i problemi di coordinamento, chiamiamoli così, che in passato ci sono stati. Subito nella prima riunione del Comitato abbiamo nominato Staffan de Mistura inviato speciale della Presidenza del Consiglio per gestire questa vicenda. De Mistura si è recato tre volte in India per seguire sul posto l'inchiesta negli ultimi 70 giorni. La sua attività e i contatti con le autorità indiane stanno ricostituendo quel capitale di fiducia che è indispensabile nelle fasi cruciali del processo che stanno per aver luogo. La sua azione è accompagnata da quella paziente di tutti i soggetti coinvolti, a partire dal nostro ambasciatore a Delhi. Il nostro obiettivo resta chiudere la questione in modo rapido ed equo. Come sapete, oggi. La Torre Girone risiedono presso la residenza del nostro ambasciatore a Nuova Delhi, ricevono visite dei propri familiari. La fase inquirente si sta svolgendo speditamente, come volevamo, per far sì che il processo possa celebrarsi immediatamente dopo e concludersi in tempi brevi. Secondo quanto riferito dai difensori indiani dei fucilieri, tutti i test indiani sono già stati interrogati dall'autorità inquirente, come pure lo è stato il, com il comandante italiano della Enrica Lexi. E a breve dovrebbe esserlo anche il vicecomandante. comandante. Stiamo, si stanno poi discutendo con le autorità indiane le modalità di escursione dei quattro commilitoni della Torre Gironi che erano imbarcati con loro. Oggi stesso è stata resa la testimonianza della Torre Girone, i cui dettagli sono stati concordati dal Collegio di Difesa indiano. In coordinamento con i nostri avvocati dello Stato. Nella testimonianza si è ribadito che essi operavano sulla Enrica Lexi come agente dello Stato nell'ambito di quanto previsto dalla legislazione italiana e dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio vigente. Nel processo ribadiremo subito, come punto di principio, la richiesta di esercitare la nostra giurisdizione sul caso, come dimostrano l'apertura di due distinti procedimenti da parte della magistratura italiana. Penale e militare e di far valere l'immunità giurisdizionale dei fucilieri in quanto agenti dello Stato nell'esercizio delle rispettive funzioni. Come è noto, la Corte Suprema indiana, nella sentenza del 18 gennaio, da una parte non ha accolto queste due petizioni, dall'altra ha lasciato alla Corte Speciale, appositamente istituita, il compito di deliberare non solo sul merito, ma a monte sulla stessa giurisdizione. Ribadisco la nostra avvicinanza alle famiglie di fucilieri che ho avuto modo di incontrare di persona e che stanno dimostrando dignità e compostezza che fa loro onore. Soprattutto ribadisco l'impegno a far di tutto per arrivare a una soluzione della questione. Quando accadrà, dovremo certo confrontarci per bene su come è stata gestita fin dall'inizio questa vicenda. Oggi dobbiamo evitare polemiche e strumentalizzazioni, strumentalizzazioni che lo ricordo a tutti rischierebbero di compromettere il buon esito della vicenda e questo chiaramente lo so non lo vuole nessuno dentro e fuori quest'Aula. Grazie. Grazie. Facoltà di replicare la deputata Meloni, prego. Presidente Letta, come pensa che potremmo dirci soddisfatti di questa risposta? Lei ci viene a raccontare quanto dura il procedimento in India quando il vero tema, come tutti sappiamo, è che quel procedimento non dovrebbe svolgersi in India e tante altre cose si potrebbero dire. La domanda che io ho da fare, perché mi dispiace dirlo, ma noi siamo stati molto duri nei confronti del governo Monti per come aveva gestito questa vicenda, ma alla goffaggine del governo Monti voi avete risposto con il nulla assoluto ed è in qualche maniera quello che abbiamo ascoltato in quest'Aula. La domanda è che cos'altro deve accettare l'Italia prima di vedere un sussulto di dignità? da parte del proprio governo. Noi vogliamo aspettare che questi due militari vengano condannati all'ergastolo, per esempio, per provare a rispondere, perché il tema è un altro. Noi abbiamo gli strumenti per far valere le nostre ragioni.